per la verità, ma da quanto mi risulta, Sergio Cofferati non è solo esperto di Verdi, è esperto del melodramma nel senso più ampio. Stasera credo si parli di Verdi perché ci iscriviamo anche noi nella serie di iniziative del bicentenario della nascita di Verdi. Intanto ecco proprio una prima domanda vorrei fare a Sergio, per quanto gli consta, per quanto ha visto. Ti sembra che questo bicentenario sia ricordato degnamente a livello di iniziative nel nostro paese, e un livello di iniziative che sia pari all'altezza del genio di Busseto, No, una piccolissima premessa, lasciamo perdere l'esperto. Io sono, come molti, vittima di una passionaccia non inusuale da questa parte del paese. Mio padre lavorava a Milano, tornava a casa il sabato, arrivava il sabato pomeriggio, ero bambino piccolo, mi prendeva, mi metteva sulla canna della bicicletta e da Sesto arrivavamo fino a Spinadesco, giravamo sulla sponda del Po, in mezzo alle Lanche, non c'è il Carrano, e lui mi raccontava delle storie. Le storie erano quelle dell'opera, io non sono cresciuto con un Cappuccetto Rosso, ma mi raccontava, edulcorandolo un po', come Verino può immaginare, le storie dei libretti, edulcorandole perché insomma, in genere finiscono a morti ammazzati. E siccome mio padre suonava nella banda di Sesto, aveva anche lui una grande passione per il melodramma, poi Verdi è uno dei segmenti, ma non è ovviamente l'unico. Insieme alle storie mi faceva sentire anche la musica. La RAI, quando era ancora degna di essere uno strumento di formazione oltre che di divulgazione, il sabato trasmetteva sempre l'opera. Il primo ricordo che ho è il quartetto del Rigoletto, del terzo atto, che ho ascoltato alla radio seduto davanti alla finestra di casa mia con le luci spente insieme a mio padre, che mi raccontava, e lì è nata la passione e sono diventato un frequentatore. Poi la curiosità fa il resto, ed è una passione che è cresciuta nel tempo e che, diversamente da altre cose, ho anche esibito per una ragione però nobile, almeno io cerco di nobilitarla. Quando avevo una trasmissione in radio nella quale raccontavo dei personaggi del melodramma, avevo concordato con i gestori della radio, era una radio del vecchio PC, poi passata ad una cooperativa a Roma, che la trasmissione doveva andare in onda il mercoledì sera, giornata nella quale di solito ero a Roma, tra le 10 e le 11, perché alle 9 cominciava un programma rock che finiva fino a mezzanotte. Allora a tradimento, alle 10, cessava il programma rock, la sigla d'apertura era l'intermezzo della cavalleria e ricominciava a raccontargli queste storie. L'obiettivo qual era? Di stimolare la curiosità di almeno uno dei ragazzi che, ascoltando la musica rock e colpito a tradimento, poteva magari decidere di andare a sentire l'opera dal vivo, di ascoltarla, comprare un disco, insomma, per far proseliti ad una giusta causa. Il bicentenario è molto, molto, si è applicato all'osso. Secondo me è stato commemorato bene, insomma, con dovizia di informazioni, con giudizi che non condivido, ma su questo magari possiamo tornare dopo. La figura di Verdi nel contesto del suo tempo, cioè soprattutto la funzione che Verdi ha avuto nel costruire quello che Villa chiamava l'uomo del Risorgimento. Non ho trovato la stessa quantità e qualità di attenzione per quanto riguarda la musica. Diciamo che i maggiori teatri sono stati molto parchi e anche un po' ripetitivi, perché alla fin fine, guardando i cartelloni, i titoli sono quasi sempre gli stessi e non si sono sprecati
nel tentativo di ricostruire qualche segmento della storia musicale di Verdi, cosa che avrebbero potuto fare. Che poi la Scala abbia deciso di aprire con Wagner, non con Verdi, è un'offesa a noi tutti, ma insomma, abbiamo mandato lì il sovrintendente, così fa. Scherzo, ovviamente, se ne va perché ha deciso lui. Per cui si è parlato molto della figura di Verdi politico, anche esagerando ed enfatizzandola, e si è dato meno spazio di quello che sarebbe stato utile ad un genio creativo, che ha ricevuto più attenzione in alcuni teatri stranieri, ad esempio i teatri della provincia francese, che hanno messo in programma anche titoli non molto rappresentati di Verdi, più di quanto non l'abbiano fatto i teatri italiani. Bene, l'Italia è il paese, è riconosciuto il paese del melodramma, soprattutto nell'Ottocento abbiamo avuto grandi compositori, Rossini, Bellini, Donizetti, poi Verdi e poi la fase del verismo. Ecco, perché a tuo parere, anche a confronto con questi che compositori che ho richiamato, Verdi è il più amato a livello popolare, perché ha composto 28 opere, Rossini ne ha composto qualcuno di più, Donizetti addirittura arriva a 70, lasciamo stare Bellini, ne ha composte poche perché è morto giovane, ma di grande livello, ma certamente è il più amato a livello popolare è Verdi. A tuo parere qual è la ragione? Ma probabilmente ci sono tante ragioni. Come hai ricordato, Donizetti era molto prolifico, addirittura lo chiamavano Dozzinetti perché scriveva tanto e con qualche approssimazione. Però Verdi lascia una traccia più profonda degli altri, non soltanto per la musica, secondo me, ma perché scrive musica per interpretare e riproporre sentimenti. Nelle opere di Verdi c'è una gamma di temi vastissima che vanno dalla ragione di Stato all'anticlericalismo, alla passione privata, all'amore. C'è la politica indirettamente, c'è una dimensione civile nei temi che Verdi affronta che gli altri non hanno nemmeno lontanamente accostato. Scusa, l'attenzione è diversa, ad esempio, nella trilogia popolare. Un buffone gobbo. La rappresentazione dei titoli di Verdi nei teatri di tutto il mondo, anzi, è progressivamente cresciuta. Io mi sono sempre chiesto, poi dando una mia risposta, se fosse più rappresentato al mondo l'Otello di Shakespeare o l'Otello di Verdi. Penso che sia più rappresentato l'Otello di Verdi. Verdi è stato un fenomeno anche sul piano divulgativo. Shakespeare arriva in Italia, insomma, viene rappresentato prima il Macbeth di Verdi, quando le opere di Verdi in Italia erano conosciute non in versi ma in pessime traduzioni in prosa, e lui conosceva Shakespeare, si offese moltissimo quando misero in dubbio la sua conoscenza di Shakespeare e lo scrisse al suo editore francese molto risentito e amareggiato, ed era una persona di straordinaria curiosità e dunque anche di grande capacità divulgativa. Non bisogna mai dimenticare gli autori che forniscono la materia prima per i libretti sui quali lavora Verdi. Andiamo da Schiller a Dumas, a Victor Hugo, a Shakespeare, appunto. E il grande teatro di prosa europeo passa in Italia sui palcoscenici ancora prima attraverso la musica di Verdi che non a volte attraverso la rappresentazione diretta dell'opera che lo ha ispirato. Quello che mi ha sorpreso, per questo prima parlavo di enfasi, è che invece a Verdi vengono attribuite delle funzioni che lui oggettivamente non ha svolto, sono posteriori al suo lavoro e alla sua vita. No, Mila dice Verdi è l'uomo che ha definito il profilo dell'uomo risorgimentale. È vero, ma in larga parte inconsapevolmente. Oggi, quando parliamo dell'unità d'Italia, soprattutto dopo l'azione propedeutica fatta da Carlo Azeglio Ciampi, ad esempio nella riproposizione dell'inno nazionale, parliamo di un grande valore, quello dell'unità del paese, dunque di un elemento positivo, di un valore positivo. E Verdi ha contribuito molto, ma del tutto inconsapevolmente.
nasce in una parte d'Italia che all'epoca non era certo un'italiana, per colpa sua, come ovvio. Non ha una collocazione politica progressista, anzi, quando scrive Nabucco lo dedica ad Adelaide d'Austria, quando scrive Lombardi qualche anno dopo li dedica a Maria Luigia. Adesso noi ci siamo molto dilettati, come dire, abbiamo molto tempo a disposizione, no? Il fatto del siero inno nazionale, ma guardate che è una clamorosa follia. Il vato del siero è il canto di un popolo oppresso e sconfitto. Se uno si ferma un attimo, no? Dopo gli applausi, dopo il bis, e ascolta Zaccaria, Zaccaria dice: chi piange? Di chi è questo pianto di femmine imbelli? E noi dovremmo adottare come inno nazionale un canto di femmine imbelli. A parte poi gli aspetti, come dire, più funzionali. Vedi, vedete i calciatori italiani che cantano va pensiero abbracciati su un campo di campo. Va bene la marcetta di Novaro di Mameli è stupenda, la possono cantare tutti, risponde all'esigenza strumentale dell'inno nazionale. Va pensiero è un'altra cosa, una bellissima pagina di musica, ma improponibile nella stragrande maggioranza dei casi e comunque non coerente con il messaggio che dovrebbe dare. Quelli si lamentano, sono in Babilonia, sono persone sconfitte, tant'è che il sacerdote le rimbrotta subito aspramente. Verdi, quando scrive va pensiero, non pensa che poi sarebbe diventato nelle nostre distorsioni mentali anche argomento di dibattito sull'inno nazionale. E tutta la sua produzione, anche quella che ha un riferimento più diretto alla patria, tema che gli stava molto a cuore, viene valorizzata in quanto richiama l'unità nazionale dopo, non perché lui l'ha voluto al momento della scrittura. Tant'è che poi alcuni riferimenti espliciti al valore della patria sono disseminati lungo la sua vita in maniera difforme. Patria oppressa è una bellissima pagina, ma anche lì sempre di un popolo che spera di avere a disposizione una patria, come poteva essere per gli italiani, ma non direttamente connesso con un tema politico del momento. E poi quando succedono le cose vere stanno dall'altra parte, quando scoppiano le 5 giornate di Milano, lui è a Parigi, prima vede cosa succede, poi arriva e sta a Milano per un po' di tempo e poi, adducendo ragioni di salute, se ne ritorna in Francia. Dice che non è capace di farlo in marzo. Esatto, e si pentirà poi della fuga successivamente nelle lettere a Maffei e al Piave. Però intanto se ne era andato. È vero che diventa senatore nel primo Parlamento italiano, ma lo fa perché Cavour, del quale lui è letteralmente invadito, glielo chiede. Accetta, appena muore Cavour se ne va, perché scompare il suo riferimento. Poi che una persona come lui mette a disposizione la sua faccia, la sua storia per il Parlamento va benissimo, ma non c'è un ruolo attivo. Dunque noi gli attribuiamo a posteriori delle intenzioni che lui non ha. Quello che invece Verdi è stato davvero è uno straordinario creatore di musica. È raro vedere delle persone che col passare degli anni fanno addirittura crescere la loro capacità creativa. Falstaff è forse l'opera più ricca di melodie semplicemente annunciate e neanche svolte. L'Otello è un'opera con cambiamenti straordinari, aiutato anche da un grande librettista, però lui alla tenera età di 80 e più anni è in grado di scrivere cose come quelle, quando invece normalmente, per ragioni assolutamente fisiologiche che riguardano le arterie e la circolazione, da una certa età in avanti diventiamo un po' più logorroici, come capita a me, però la capacità creativa scema, cala, e invece a Verdi succede l'esatto opposto. E se non si fosse fermato di chissà cosa avrebbe potuto scrivere ancora. A proposito di creatore di musica, come tu sai, anch'io ho avuto una passione precoce per il melodramma, lo hai appreso
quando hai dedicato la tua prefazione a uno dei miei libri, dove ho letto tutto quello che hai scritto, hai scritto cose molto belle, ho illustrato il mio percorso di vita come melomane. Devo dirti che pur avendo iniziato così presto, Verdi lo riscopro ancora oggi nelle sue opere, ad esempio una rivalutazione delle opere che ha scritto, che ha composto negli anni di Galera, Due Foscari, Giovanna d'Arco, addirittura io mi sono, non dico invaghito, ma mi ha molto impressionato anche la sua prima opera, Oberto, che è passata via così perché, come tu sai, è intervenuta la debacle con il Giorno di Regno, e quindi l'inizio della grande carriera di Verdi viene datato a Nabucco, ma un Giorno di Regno, ad esempio, contiene già delle pagine, arie, terzetti, quartetti, che sono molto importanti, e con una musica che lascia già capire quale sarà il prodotto futuro del genio. Ecco, a questo riguardo volevo dirti, io lo sto riscoprendo ancora adesso, a te qual è l'opera che di Verdi suscita maggiore emozione, o comunque che ti coinvolge di più anche, ecco, emotivamente? Ma quella che in assoluto mi è sempre piaciuta di più, Otello. Però hai ragione tu, Verdi è una grande miniera, basta aver voglia di cercare. Cercare vuol dire ascoltare, non lasciandosi trascinare dall'abitudine. Sono stato a sentire e a vedere qualche giorno fa un ballo in maschera a Savona. È un'opera straordinaria. La storia non sta né in cielo né in terra, è molto sgangherata, delle cose difficili da credere, insomma. Il marito che non riconosce la moglie perché si è calato un velo sulla faccia, la deve portare in salvo lontano dal campo, dall'orrido campo, poi si accorge che la moglie solo perché le cade il velo. Delle due l'una, o era cretino o sua moglie non la frequentava molto. Ecco. Però al di là della storia faraginosa è poco credibile, la musica è una musica di grandissimo livello, un po' sottovalutata ancora oggi, tant'è che le rappresentazioni puntano ai noi più sulla dimensione della storia incredibile. Adesso non so se sia già stata la prima, insomma la fanno, sì, credo di sì, qualche giorno fa a Milano, alla Scala, ambientata nei tempi moderni, perché il regista, l'uomo, un ragazzo di genio, però qualche volta esagerano anche loro, dice ricorda molto la storia, la crisi politica italiana di questi tempi. Quando un paese è in confusione ci sono tante cose che ricordano quel paese, però arrivare fino a tanto mi pare eccessivo. E però si punta sulla storia e sull'ambientazione che viene trasposta dal tempo dell'ambientazione prevista da Verdi all'oggi. Mentre invece la musica è una musica con pagine molto belle, non c'è la dimensione che arriverà invece soltanto alla fine della produzione, perché, come diranno i critici più cattivi, imitando Wagner, ma non è così. Verdi è originale, Otello è un flusso musicale, il racconto non è fatto da arie chiuse, come invece ancora sostanzialmente nelle opere precedenti, a cominciare appunto dal ballo in maschera. E manca questo collegamento, e sono i quadri, le arie che si susseguono, che ti danno il senso del fluire della storia, e siccome la storia è topica fai fatica anche ad apprezzare adeguatamente la musica che è stata scritta per quel plot drammaturgico. Però la bellezza di Otello è straordinaria. Dal punto di vista della creatività musicale, Falstaff è meglio di Otello. Ha di più, tantissime arie appena accennate. Otello però, perché torna a scrivere dopo tanto tempo, la struttura è completamente diversa.
non c'è più nessuna sinfonia o qualcosa che le assomigli. La tempesta del primo atto è bellissima, tutta strumentale. Quando Verdi scrive la tempesta del Rigoletto, è costretto a usare il coro a bocca chiusa, perché con la sua orchestra non ce la fa. La tempesta dell'Otello è una tempesta dove gli ottoni e gli archi la fanno da padrone. Ti sembra di stare in mezzo al mare, sei trascinato in questa dimensione naturalistica della musica di Verdi. E poi comincia la storia. Pensate che rispetto al testo di Shakespeare scompare tutto l'atto veneziano, il primo atto, che viene sintetizzato in poche parole, che si scambiano Otello e Desdemona alla fine del duetto del primo atto. Però l'abilità di Boito e quella di Verdi è tale che di questa semplificazione, di questa privazione, nessuno si accorge. In fondo quello che manca è la premonizione di Brabante, che dice a Otello: vada Moro, indicando Desdemona, ha tradito me, dunque potrà farlo anche con te. Ma la storia non subisce nessuna mutilazione, e l'opera è un'opera di grandissimo spessore, con soprattutto questa parte, come sai, del tenore, molto difficile, perché è una tessitura da baritono tenore, ammazza molti. Infatti si consiglia ai giovani tenori di cantare Otello verso la fine della carriera, ed è stato così con qualche eccezione. Poi è difficile trovare oggi tre interpreti dalle parti principali di Otello in grado di fare una prestazione di un certo livello. Parlando dei capolavori verdiani, io ad esempio rimango sempre molto colpito dall'ascolto e dalla visione, anche perché oggi ci sono dei DVD eccezionali di Don Carlo. Per le intuizioni che ci sono, ad esempio, in Don Carlo c'è quel duetto fra i due bassi, che è una cosa, e fra Filippo e l'Inquisitore, che è, a mio parere, anche sul piano dei contenuti, notevole, ed è un'opera poco rappresentata, proprio perché anche questa comporta delle grosse difficoltà a livello interpretativo. E lì viene fuori l'anticlericalismo di Verdi. Sì, sì. Lì è nella maledizione di Amneris ai sacerdoti in Aida, perché quando il grande inquisitore sostanzialmente dice a Don Carlo: togli la tua protezione sul marchese di Posa e lasciala a noi, cioè lasciacelo ammazzare, Don Carlo gli dice: taci prete. Un'invettiva così forte in quegli anni era impensabile, ma in verità Verdi non era una persona religiosa, anzi aveva una notevole ostilità. Poi pone l'interrogativo: ma il trono dovrà sempre cedere all'altare? Quindi non so, credo che possiamo avviarci a concludere questo incontro con Cofferati. Un'unica cosa, loro non lo sanno, adesso noi cantiamo il duetto del Don Carlo e li ammazziamo tutti. Hai fatto un accenno che voglio soltanto così riprendere alle regie moderne. Io ti confesso che non riesco ad abituarmi a queste regie con le trasposizioni temporali che addirittura adesso scorrono nei teatri, no? Le parole dei libretti, e tu senti che quello che avviene sul palcoscenico è in netto contrasto con quello che si canta. Ora io mi chiedo: se il compositore ha concepito quella musica, l'ha concepita anche in ragione di un ambiente che è entrato nella sua mente, nella sua visione. E questi registi, insomma, tu hai parlato al ballo in maschio. Io non ho niente in linea di principio contro il tentativo di adattare ad un tempo reale delle storie antiche, però può valere per qualche storia e qualche volta. Quello che trovo insopportabile è che oramai ci sia una sorta di prevalere della trasposizione sull'allestimento, e poi l'argomento diventa non l'orchestra ha suonato bene, i cantanti sono stati all'altezza, ma l'effetto, l'impatto che ha sul pubblico la trasposizione. Sì, ma diciamo la verità, per portare tempi diversi da quelli immaginati dal musicista e dal librettista d'opera,
ci vogliono registi con i baffi e qualche volta ci sono registi che nascondono la mancanza di idee dietro la novità forzata. E poi c'è questo tentativo, a mio parere, lo dico con molta franchezza, ormai di modificare la gerarchia della rappresentazione dell'opera. Io ho visto le recensioni critiche che faceva Mila o che facevano altri negli anni 50 sulle rappresentazioni della Scala. Il regista qualche volta non veniva nemmeno nominato, e parliamo di registi come la Wallman, scenografi come Benoit, eccetera. Adesso tu vedi anche nelle riviste specializzate i tre quarti della critica è riservata a commentare la regia, poi dopo si parla anche del direttore e in 10 righe c'è un accenno ai cantanti. Ora, a mio parere questo è un capovolgimento, anzi uno stravolgimento, ecco, della gerarchia nella rappresentazione del melodramma. Sì, aggiungerei una cattiveria, tanto l'ora è tarda, non ci sente nessuno. E come dici tu, sono completamente d'accordo. C'è anche in questa degenerazione però l'effetto di un altro piccolo problema. Mila sapeva di cosa scriveva. Noi oggi abbiamo alcuni critici musicali straordinari e poi un'area di praticantato molto diffusa. Allora, giudicare un cantante e la sua prestazione è oggettivamente più impegnativo e più difficile che non parlare astrattamente e vagamente di un allestimento. Allora, lo snaturamento della recensione passa anche da lì. Bene, possiamo concludere ringraziando Sergio Cofferati per la sua competente e appassionata conversazione. Dopo aver parlato dei drammatici problemi che investono la nostra società, un po' più di leggerezza non ha fatto male, ecco, nel commentare il genio di Verdi. Ma però adesso, per contraddirti subito, siamo al dramma per quanto riguarda le istituzioni musicali italiane, come sai, perché gli enti lirici sono tutti in grandissima sofferenza, e se questo paese non torna ad investire nella cultura commette un errore gravissimo. Abbiamo passato anni con un ministro dell'economia che diceva che con la cultura non si mangia. Grandissima sciocchezza, anche per la volgarità del concetto. Noi siamo un paese che ha delle risorse artistiche e culturali straordinarie, che ha una storia musicale che ci invidiano tutti, e invece di valorizzare questo patrimonio esigniamo l'euro alle fondazioni. Poi credo che ci siano delle cose che devono fare le fondazioni, il sistema della rappresentazione teatrale, del melodramma, ha dei costi fissi che non si giustificano, che vanno modificati, ridotti, ci sono tanti cambiamenti da fare, ma bisogna che tutti i soggetti che compongono questo mondo si mettano d'accordo, partendo da una cosa che non compete loro, ma compete all'istituzione, che è la riconferma del valore della cultura e della cultura musicale. La storia che abbiamo noi non ce l'hanno gli altri, ce l'invidiano, e noi paradossalmente rischiamo di perdere. Scusa Sergio, tu hai ragione, sono perfettamente d'accordo. Qualche volta però abbiamo anche come sinistra, come PD, io non appartengo al PD ma lo sottolineo questo aspetto qui, qualche atteggiamento contraddittorio, come abbiamo avuto in questi giorni nel Consiglio Comunale di Cremona, quando ho visto di fronte all'ingiusta decisione della Giunta Comunale di aumentare le rette degli asili eccetera eccetera, si è impostata una battaglia presentando però un ordine del giorno che portava a ridurre di 100.000 euro per quest'anno il bilancio del teatro comunale, un bilancio che nel giro di una decina d'anni si è quasi dimezzato. Portare via ancora 100.000 euro vuol dire poi dopo tra un tre mesi fare le manifestazioni per difendere il posto di lavoro dei dipendenti del teatro. Giustamente le organizzazioni sindacali invece hanno aggiustato il tiro su questa questione, e mi pare che anche le forze politiche ne abbiano tenuto conto. Le organizzazioni sindacali hanno detto no, le scelte per il teatro non si toccano,
riversiamo a compensazione del non aumento delle rette le risorse che arrivano dalla regione e dallo Stato, cioè creare questa contrapposizione fra cultura e servizi, a mio parere è una scelta sbagliata, ecco. Sono d'accordo.